un'altra guerriera del movimento, Giulia Salti. Buonasera Imola, buonasera a tutti. È un piacere, lo so che in questi giorni molti stanno pensando: ma che cos'è tutta questa gioia, che cos'è tutta questa felicità che traspare dai vostri volti, voi grillini del Movimento 5 Stelle, ma perché siete così felici di aver portato la Lega ad un tavolo e di aver fatto e scritto questo contratto di governo che vincolerà tutti noi, speriamo, per i prossimi anni a veramente cambiare questo paese? E lo abbiamo cercato di spiegare in questi 80 giorni, in questo periodo. Non siamo contenti soltanto perché siamo riusciti finalmente a parlare di temi e non a star dietro alla logica di spartizione delle poltrone. Non siamo felici soltanto perché qui dentro ci siete voi, ci siamo noi tutti. Noi siamo anche felici perché questi sono stati anni durissimi. Sono stati anni di battaglie che difficilmente riusciremo a dimenticare e che ci sono nella nostra memoria. E ci sono i sacrifici che avete fatto voi dall'esterno, ma ci sono anche quei sacrifici che noi abbiamo cercato di tradurre in proposte di legge, in emendamenti, in ordini del giorno, in interrogazioni, in battaglie, in manifestazioni. Tutto questo c'è lì dentro. E allora dobbiamo dirci una cosa oggi: noi dobbiamo anzitutto farci una promessa, che è quella di non dimenticare, di essere vigili nei prossimi anni, ma soprattutto di non dimenticare quello che è successo fino ad oggi e soprattutto anche in quest'ultima legislatura. Non ce lo dobbiamo dimenticare perché, guardate, io ho una carrellata di cose che ci potremmo raccontare oggi, ma oggi siamo qui insieme, c'è Riccardo Fraccaro. Io mi ricordo quando la proposta di legge di Riccardo sul conflitto di interessi è arrivata in aula e poi ce l'hanno bloccata e l'hanno fatta tornare in commissione affari costituzionali perché di conflitto di interessi non bisognava parlare nella 17ª legislatura. Ancora dopo più di 20 anni non bisognava parlare di conflitto di interessi e approvare una legge sul conflitto di interessi, non si poteva fare. E mi ricordo quando eravamo in ufficio comunicazione insieme, ci giriamo, guardiamo il monitor dell'aula e vediamo i nostri colleghi che stanno lì in aula, c'è in discussione il decreto IMU Banca Italia e da un momento all'altro la Boldrini mette la ghigliottina e blocca la discussione su quel provvedimento che ha regalato 7 miliardi e mezzo alle banche private. Io e Carla guardiamo col monitor e corriamo dai nostri colleghi in aula per continuare a battagliare con loro contro quei partiti che se ne sono fregati in questi anni dei risparmi e delle tutele dei cittadini. Guardate che cosa c'è qui dentro in materia di giustizia. In materia di giustizia, in materia di lotta alla corruzione, di lotta alle mafie, non sono cose banali, sono le cose che noi aspettiamo veramente da una vita, da tutta la vita. Il pensiero di poterne fare anche solo una sarà una vittoria per noi tutti i cittadini. Questo dobbiamo cercare di capire oggi. Questo dobbiamo cercare di capire. Non me ne frega niente, non ce ne frega niente di Berlusconi incazzato. Se non si fosse incazzato saremmo dovuti fare due domande. Non ce ne deve fregare niente dello spauracchio, dello spread, di tutto quello che ci stanno raccontando i media. Anche prima del voto del 4 dicembre era così. Ve lo ricordate prima del voto del 4 dicembre sul referendum? Anche prima di quel momento era così. Tutti avevano paura di quello che avrebbero votato i cittadini. E oggi la stessa cosa. Hanno paura di quello che potrebbe succedere con un governo che dichiara veramente la lotta alle mafie, ai corrotti, a tutti coloro che, come vi ho detto, in questi anni hanno goduto, a quei colletti bianchi che finalmente avranno in carcere, a quei grandi evasori fiscali, non quelli piccoli, grandi evasori fiscali che finalmente potranno mettere dietro le sbarre. Questo significa essere giustizialisti? No, significa capire in che diavolo di paese stiamo vivendo e abbiamo vissuto fino ad ora. Vi racconto una storia solo per farvi capire qual è l'approccio, qual è il metodo che noi utilizzeremo nei prossimi anni. Dentro questo contratto, se lo guardate, magari alcune cose sono difficili da comprendere. C'è scritto: togliamo il rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo e per i reati più gravi dell'articolo 51,3 bis. Lo so che vi sembra arabo, che cosa significa? Noi abbiamo dei processi, dei procedimenti, dei riti alternativi oltre al processo normale, ordinario. C'è il rito abbreviato che consente di dare un terzo di sconto di pena a chi lo sceglie. E allora questo è un rito che serve per sveltire il processo.
processo per arrivare a delle condanne o a delle soluzioni più in fretta. Il problema è che viene applicato a tutti, se qualsiasi imputato lo chiede, gli può essere applicato. Ora, tanti mafiosi hanno usufruito del rito abbreviato e lo usufruiscono. Qui hanno, in Emilia Romagna, ha sciolto il comune di Brescello per mafia, abbiamo fatto il processo a Emilia per l'Andrangheta, la cosca di Nicolino Grande Aracri che ha dominato a Reggio Emilia e dintorni. Molti degli imputati di Emilia hanno scelto il rito abbreviato. E allora noi che cosa abbiamo chiesto, che cosa abbiamo fatto insieme alla Lega? La Lega diceva cerchiamo di toglierlo questo rito abbreviato per tutti i reati puniti con l'ergastolo. Noi ci siamo guardati e gli abbiamo detto a Nicola Molteni, che aveva presentato questa proposta di legge in questa legislatura, Nicola ascolta, ma perché non lo applichiamo anche, perché non lo togliamo anche il rito abbreviato per tutti i reati di mafia e connessi? Quello è l'articolo 51,3 bis. E allora ci abbiamo detto, ma sì, dai, facciamo, perché no, è una cosa fattibile, di buon senso, si può fare. Questa proposta di legge è arrivata in aula in questa legislatura e poi è stata bloccata dal Partito Democratico. Ora, quelle battaglie, quella lotta è dentro questo contratto. Questo è l'approccio del buon senso, ma nell'ombra di trascendentale, ma nell'ombra di alleanze, di controllificio, è semplicemente il buon senso, tutto quello che un cittadino normale vorrebbe vedere, finalmente abbiamo cercato di scriverlo. Forza, perché queste cose dobbiamo cercare di raccontare e questo è lo spirito che ci spingerà ad andare avanti nei prossimi anni. Luigi, quando ha presentato i 20 punti per la qualità della vita degli italiani, ha detto la cosa più importante. Noi quei 20 punti per la campagna elettorale avevamo utilizzato per scriverli testa e cuore. Testa e cuore hanno caratterizzato anche questo contratto di governo, testa e cuore caratterizzeranno anche il governo che speriamo si insedierà presto e tutta l'azione nostra, dal più piccolo comune fino al Parlamento europeo, dal più magari insignificante banchetto, che in realtà è importantissimo, fino alle grandi vittorie sui tavoli dell'Europa. E scusate per